Ritrovati su uncinetti allo sbaraglio. Che ne dite di realizzare insieme questo centrino porta confetti? Allora, adesso lo vediamo chiuso. Eh, parliamo degli occorrenti: filato di Scozia, filo di Scozia, cotone. Io ho utilizzato un numero 5. Dei confetti oggi, come oggi, si vendono addirittura i sacchettini per mettere i confetti. Un po' di nastrino, io ho scelto questo di raso per chiudere in la nostra piccola bomboniera e gioco il gioco è fatto. Eh, di certo, in commercio oggi eh, ne esistono diciamo di decorazioni per eh, le nostre bomboniere handmade, quindi sta a voi poi decidere come com completare il lavoro. Adesso così la bellezza di questo centrino non si vede, ma io eh, ho preferito presentarvelo chiuso. All'interno io ho messo delle perline di legno perché non ho eh, confetti, però effettivamente eh, serve per mettere il, um, i nostri confettini. Bella idea eh, se pensiamo che il centrino una volta appunto steso a questa forma bello eh, io ne vado ora con voi a realizzare un altro sempre sull'azzurro perché mi volevo fare la coppia. A me piace tantissimo, ditemi voi. Io ho passato poi il nastrino su questi spazi più larghi, tra questi spazi più larghi per poi chiudere la confezione. È eh, un centrino importante, se voi vedete, bello grande. Passiamo alla lavorazione. Io ho lavorato un filato del numero 5, un filo di scozia numero 5 con un uncinetto del 2 e mezzo. Con i due sarebbe venuto un pochino più piccolino, però eh, bello ugualmente. Però, se devo mettere i confetti dentro, un po' di volume, diciamo, la circonferenza deve esserci per poter formare quel sacchetto. Ok, partiamo subito con la lavorazione. Prima cosa da fare, ci avviamo con 6 catenelle, sposto questo centrale 6 eh, catenelle e vado a chiudere con una maglia bassissima 1 2 3 4 5 6. Chiudo in questo modo, mi alzo di 3 catenelle 1, 2, 3, a cui aggiungo altre tre che fanno perché andiamo adesso a realizzare i primi archetti. Aggiungo altre 3 catenelle 2, 3. Chiudo con una maglia alta un attimo. Ok, allora accanto alla prima maglia alta ne vado a realizzare un'altra. Qui dobbiamo andare a realizzare otto archetti in pratica. Il primo è stato realizzato a metà, perché poi accanto andremo a lavorare accanto alle 3 catenelle. Andremo a lavorare un'altra uh, maglia alta. Queste sono le due barrette, le due maglie alte di spaziatura. Dobbiamo creare appunto 8 spazi, in che modo? Aggiungo 3 catenelle, 2, 3, vado qui e faccio ancora 2 maglie alte. I giri di lavorazione sono pochi, eh, però sono elaborati. Mm, abbiamo un totale di 8 giri, se non erro, eh, sì, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 giri. Io ho fatto 8 giri. Eh, si poteva anche allungare, però non l'ho voluto fare. 2, 3, di nuovo, altri. 2, 1 e 2. Ancora 3. 1, 2 e 3 vado di nuovo qui altre due maglie alte scusate che faccio scorrere il filo due maglie alte 3 catenelle 1 2 3 allora ancora perché vedo che comunque gli spazi non sono 8 1 2 contiamo un attimo vediamo un attimo allora prima seconda terza quarta quinta ancora 3 catenelle 2 e 3 rientriamo con due maglie alte una e due altre 3 1 2 3 catenelle, forse siamo addirittura d'arrivo. Io vado piano in modo che voi riusciate a seguire. Ok, chiacchierando. Allora, ricontiamo un attimo. Sono primo spazio, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo. Qui faccio una, due, tre, faccio una maglia alta. L'altra non la faccio perché? Perché mi devo, eh, avevo iniziato con 3 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3 scusate e quindi vado a concludermi il primo, eh, il primo lavoro, ok? Quindi contiamoli di nuovo, devono essere in pratica 8 gruppetti e quindi 8 spazi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfetto. Adesso nel secondo giro noi dobbiamo andare a uh, in pratica raddoppiare. Quindi ci ritroveremo con uh, con 16 16 archetti. Vedete qui? In ognuno, in pratica degli archetti sottostanti, andremo a ripetere la lavorazione del primo giro inizio come ho fatto ehm, la prima volta l'unica accortezza di lo facciamo insieme richiudiamo qui con una maglia bassissima eh, eccoci qua vado dentro la spaziatura salgo di 3 1 2 3 catenelle che fungono da prima maglia alta aggiungo 3 catenelle di spaziatura 3 rientro punto l'uncinetto e lavoro 2 maglie alte una e due poi aggiungo 3 catenelle una 2 3 vado nell'altro in questo modo io creo gli aumenti e eh, allo stesso tempo mi creo lo spazio per andare a eh, poi realizzare le lavorazioni diciamo dei petali degli spicchietti eh, sulla parte superiore. Quindi 3, 2, 3 vado nell'altro archetto. Uh, nel primo non si vede bene perché comunque non è completo questo, questo qui scusate, sposto perché nel primo non si vede bene questo è lo spazio qui, è il primo diciamo potremmo definirlo ventaglietto, la prima lavorazione, poi vado nell'altro spazio di 3 catenelle, ripeto la lavorazione, allora logicamente sopra le 3 catenelle. Uh, si vede proprio che si sta formando un uh, punto v chiamiamolo così un punto v composto da due maglie alte 3 catenelle e due maglie alte quello che faccio è dare lo spazio di 3 da un archetto all'altro ok in questo modo 1 2 vado a mettermi le mie 3 catenelle vado di nuovo faccio due maglie alte una e due allora poi 3 catenelle una due tre vado di nuovo qui e rimetto le mie due maglie alte 3 catenelle 2 maglie alte si prosegue in questo modo per tutto la linea ok 1 e 2 lo facciamo questo secondo giro insieme poi man mano nei giri successivi eh, ci avvieremo insieme vi dirò come proseguire da sole se no il tutorial diventa veramente lunghissimo e quindi tedioso infatti pensate che per due giri siamo già a 10 minuti quindi eh, si crea un tutorial talmente lungo che poi vi annoia 2 3 siamo qui 1 e 2 poi ancora 3 2 3 ma potrebbe anche essere utilizzato per esempio per decorare il tappo di un barattolo questo motivo di certo con la mia mano e il mio punto di mm, servirebbe un eh, con la mia mano e il punto di lavorazione prescelto servirebbe veramente un, un barattolo gigantesco però secondo me fatto con un filato sottile tipo dell'otto potrebbe essere perché, um, perché non una buona idea per per appunto per decorare per darmi anche il tappo di un barattolo siamo a tre finiamo il nostro giro ok rientro nel primo spazio maglia alta vado a bloccare la prima maglia alta nella terza catenella del, dell'inizio giro la situazione è questa All'inizio sembra un po' arricciatino, però poco importa adesso. Cosa vado a fare? Vado a lavorare solo nel diciamo, nei petali chiamiamoli così: nei petali, nei punti V, quelli più petalosi, più belli, grossi, andiamo dentro, la, faccio sempre la stessa cosa, 3 catenelle 2 3 che mi sostituiscono la prima maglia alta poi rientro no scusate aggiungo altre 3 2 3 rientro e faccio 2 maglie alte ok 1 e 2 adesso cosa faccio aggiungo 4 catenelle una due tre e quattro Lascio questo spazio, non vado a lavorare in questo spazio, ma vado a riprodurre il punto V nell'altro. Quindi lavorerò in, un, in spazi alterni, ok, soltanto dove c'è appunto più la puntina della mia lavorazione del giro precedente. 3 catenelle, rientro e faccio questo. Ok? Allora, questo giro e siamo al terzo è costituito proprio da ventagli 2, 3 e 4 distanziati da 4 catenelle. Ok? Allora, il primo ricordatevi che lo inizio con 3 catenelle, aggiungo 3, faccio 2 maglie alte, faccio 4 catenelle, salto questo spazio, vado nel punto V, bene evidente, e rifaccio il punto V. 4 catenelle, adesso salto questo e vado in quest'altro. Ci vediamo così alla conclusione di questo giro. A tra poco, arrivati al quarto giro 1, 2, 3, stiamo riprendendo il quarto giro. Eh, facciamo la stessa cosa, andiamo ehm, all'interno con una maglia bassissima. Saliamo con 3 catenelle che fungono da prima maglia alta. 3 catenelle di separazione. 2 maglie alte. Eccoci qua. 2 maglie alte all'interno. Adesso invece di andare a lavorare solo 4 catenelle ne andiamo a. A lavorare 6 per poter arrivare dall'altra parte 1 2 3 4 5 6 entriamo nel nostro punto v e lo ripetiamo quindi 2 maglie alte 1 e 2 3 catenelle 2 maglie alte, questa è la sequenza di questo giro qui, quindi un ventaglio costituito da 2 maglie alte 3 catenelle, 2 maglie alte 6 catenelle di separazione, ok? E ci vediamo alla conclusione di questo giro. Ricordiamoci che quello iniziale lo si conclude con l'ultima maglia alta a tra poco. un attimo concluso il giro a questo punto devo andare al centro del, dell'archetto eh, per poter ehm, iniziare a eh, lavorare appunto questi archi qui con le triple maglie alte allora mi sposto con una maglia bassissima un po più al centro del, delle 3 catenelle metto una catenella faccio una maglia bassa lavoro 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 metto 2 3 3 asole perché facciamo una tripla maglia alta sull'uncinetto e vado a pescare mh, in pratica i eh, questi questi tre questi tre giri sottostanti quindi questo questo e infine questo tiro allora qui lavoro abbastanza morbida perché comunque non voglio che venga tirato il mio lavoro 2 3 e chiudo lo rivediamo insieme 5 2 3 4 5 qui all'interno del punto v una maglia bassa faccio altre 5 catenelle 2 3 4 5 3 maglie sull'uncinetto 3 gettati allora vado salto questa prima seconda vado nel terzo tiro su come vi ho detto cerchiamo di essere morbide in modo che non venga tirata la lavorazione di nuovo 5 1 2 3 4 5 faccio qui in mezzo una maglia bassa altre 5 2 3 4 5 3 gettate vado qui in mezzo e poi vado a fare la mia tripla maglia alta. Ok? E si continua così per tutto il giro. Ci vediamo alla, alla. Una volta arrivati a fine giro io mi sono chiusa con una maglia bassissima che vi faccio rivedere qui. Adesso vado a ripassare, scusate che mi è scappata la mia catenella, le mie catenelle con delle maglie basse. Mi alzo con una catenella nella prima maglia bassa che ho lavorato del giro precedente, vado a fare una maglia bassa. Poi su ogni archetto di 5 catenelle vado a mettere altre 5 maglie basse, una, due, tre, quattro, cinque. Poi sulla maglia sulla tripla maglia alta faccio una maglia bassa, altre cinque maglie basse, uno, due. 3 4 5 poi maglia bassa nella maglia bassa e proseguo così quindi sugli archetti di catenelle vado a mettere 5 maglie basse poi una maglia bassa su uh, la tripla maglia bassa se che mi ritrovo sopra sotto oppure una maglia bassa nella maglia bassa mi ritrovo e continuo così per tutto il giro quindi maglia bassa nei punti che trovo 5 sugli archetti di 5 catenelle e così via questi saranno gli spazi poi che io ho utilizzato per mm, mettere il nastrino e chiudere ok ci vediamo alla fine del giro una volta terminato questo giro vado a Sfalsare i miei ventagli adesso quello vedete testa in giù nel centrino precedente fatto in precedenza, cioè mi devo spostare al centro degli archetti per fare gli ultimi due giri come faccio cammino con delle maglie bassissime. Allora siamo qui, io devo arrivare in pratica alla terza eh, maglia lavorata nel centro, questa è quella lavorata sulla maglia bassa iniziale 2 queste e eh, scusate sì eh, la seconda andiamo qui controlliamo però e eh. allora ne eh, sul filo ne ho ancora altre una due e tre quindi vado qui okay. sì. mi sono eh, allungata con tre maglie bassissime Faccio 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, poi aggiungo una maglia alta. No, scusatemi, 3 catenelle perché abbiamo deciso di eh, ehm, chiudere con una maglia alta qui il lavoro. Altre tre per lo spazio del punto V, rientro invece 2 maglie alte. Um, anzi no, 3 maglie alte, adesso stavo controllando, abbiate pazienza, sono 3 maglie alte su questo qui, quindi il nostro punto V aumenta di 1, di un'unità, cioè in pratica una maglia alta da un lato e una maglia alta dall'altro lato, quindi qui andremo poi a chiudere con 2 maglie alte, scusate per l'errore, allora aggiungo 3 catenelle, 2, 3, filo sull'uncinetto, mi sposto su quest'altro arco vado a saltare eh, due mm, maglie basse e mi vado a mettere due nella terza per realizzare l'altro punto v costituito da 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte 3 maglie alte 3 catenelle 2 3 altre tre maglie alte ok 1 2 e 3 3 catenelle 1 2 3 poi vado ancora qui salto di 1 2 nella terza vado a lavorare di nuovo il mio punto v costituito da 3 maglie alte 3 catenelle e 3 maglie alte. Ok? E questa è la costante di questo penultimo giro. Un attimo ve lo faccio vedere in piano e poi ci rivediamo per l'ultimo, 2 e 3. Ok? Vedete? Siamo a questo punto. Ci vediamo alla fine del giro. O almeno quasi alla fine perché concluso una volta giunti al termine di questo penultimo giro io sono andata a montare due maglie alte nel punto dove avevo fatto le 3 catenelle eh, vado a chiudermi con una maglia bassissima nella terza delle 3 eh, catenelle iniziali rientro con una maglia bassissima nel foro e salgo di 3 catenelle 2 3, che sono la prima maglia alta, vado ad aggiungere altre 3 catenelle e lavoro nello stesso punto, nello stesso foro 3 maglie alte: una, due e 3 Adesso, per potermi collegare all'altro punto, v faccio 2 catenelle una maglia bassa in queste tre del giro precedente 3 catenelle 2 3 vado a lavorarmi direttamente nell'altro punto v lo stesso punto v che abbiamo abbiamo sotto costituito pertanto da 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte una, due e tre poi di nuovo due catenelle e vado qui faccio la maglia bassa e proseguo allora la costante dell'ultimo giro è proprio ventaglietto 2 catenelle maglia bassa 2 catenelle ventaglietto fino alla conclusione del giro ci vediamo qui alla fine per trarre le nostre conclusioni a tra poco una volta arrivati alla fine vado a fare le mie due ultime catenelle vado nel punto iniziale e vado a realizzare le altre due maglie alte che concludono il ventaglio cui abbiamo iniziato 1 2 e chiudo conto 1 2 3 e la terza chiudo in questo modo allora il lavoro è in pratica concluso taglio il filo fermo con una eh, catenella in questo modo ok ed è concluso giro il mio lavoro vado a ehm, a fermare sul sul rovescio del lavoro eh, un po' il filo in avanzo, spero che riusciate a vedere anche se è abbastanza non abbastanza impacciata con la camera davanti e quindi vado a eh, cercare di inglobare il più possibile. Il filo d'avanzo allora questo è il risultato adesso vi faccio vedere come possiamo trasformarlo appunto in una bomboniera io ne ho due due bei centrini perché ne volevo due allora cosa faccio innanzitutto come eh, vi avevo detto all'inizio noi possiamo trovare in commercio i sacchetti già pronti per per i confetti quindi eh, potrebbe essere eh, molto carino come come appunto uh, come bomboniera io non ho confetti in casa metto due perle di, di legno momentaneamente questa è un pochino impolverata perché ha fatto una passeggiata sotto i mobili con la gattina facciamo finta che siano due confetti dovrei andarla a chiudere allora innanzitutto i confetti si pongono sul, sul rovescio del, del mio uh, del mio centrino poi cosa faccio prendo un nastrino potete provare ad esempio anche con della raffia, secondo me è bellissima vado a far passare il mio nastrino nelle triple maglie alte così ok vedete cerco poi di sistemarlo sul dritto secondo me anche con un cordino un pochino spesso con della passa maniera un po un po come volete potete crearvi con delle catenelle un laccetto Uh, secondo me cioè la possibilità di creare appunto di personalizzare un porta confetti fatta a mano sono infinite quindi sa voi un attimo capire cosa volete fare uh, passo ancora passo ancora di qua ah, io l'ho trovato molto grazioso come modello spero che vi piaccia e che ne possa, possiate far buon uso di questa idea siamo quasi alla fine vado qui ok sono arrivata giunta alla fine okay. una volta che io la mia arricciatura guardate che carino che è. secondo me col tulle dei porta confetti con eh, que, quelle quelle trame diciamo retate dei, dei sacchettini per i confetti, secondo me è meraviglioso. Eh, ha sicuramente un effetto superbo. Allora, ecco qui il mio fiocchetto. Non molto bello. Taglio il tutto, lavanzo con. Eh, con le mie forbici Opla. e ve lo faccio vedere allora eccolo qui una volta chiusa questo è l'effetto che secondo me mm, è un amore ditemi quello che volete io lo trovo graziosissimo spero che l'idea vi piaccia guardate che carino che è, è mm, carinissimo Uh, adatto a tutte le occasioni, immaginatelo ad esempio beige con un bel fiocco rosso, al contrario rosso, quel fiocco beige che potrebbe essere da, per esempio, da laurea, come, uh, come portaconfetti. Uh, decidete un po' voi. Questa è un'idea, spero che vi piaccia, mi piace molto. e Ci vediamo per la prossima idea creativa su Uncinetti allo sbaraglio, alla prossima. A presto iscrivetevi in tanti...